La stangata del caro energia sta mettendo in allarme molte famiglie italiane. Tra le bollette si aggiungono le rate condominiali. Si prevedono rincari per i condomini del 50% a fine del 2022 e un raddoppio dei costi nel 2023. L'arrivo della stagione invernale preoccupa parecchio e per far fronte alla crisi energetica gli amministratori della Campania ecco cosa hanno annunciato ai condomini. Una bolletta per gli stessi kilowatt, 539 di oggi, che è 422, a marzo-aprile 2020 abbiamo pagato 268 euro, quindi il doppio. Mi trovo purtroppo obbligato ad aumentarvi le quote condominiali. Per me potete chiudere tutto. Io personalmente, non so gli altri, ma io personalmente non la pago. Allora da capito, dove mi entravi? Tu bavo, dove andi giù? Con rispetto che tengo. Bravo! 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 Io sono disabile, quindi l'ascensore mi serve assolutamente. Se non denunci il condominio, anche lei, amministratore, non voglio sapere niente. Hai ragione. I prossimi mesi saranno lacrime e sangue per chi abita nei condomini. Serviranno più soldi per pagare i servizi comuni, ma molti non ci stanno. La coperta è corta, ma una volta copro un fornitore, una volta copro un altro. La pensione minima è sulle 600-700 euro al mese. Spiegate come fa a pagare quello di casa sua e quelle del condominio. Io già non sto percependo il compenso per amministrarvi dall'inizio della pandemia. Negli ultimi 9 mesi, a causa dell'aumento dei costi energetici, si stima 4,7 milioni i condomini che hanno saltato il pagamento della quota condominiale. Un dato allarmante, un numero dei morosi dunque destinato a crescere. Non pago più a nessuno, divento moroso, punto, basta. Mi sono scocciato, perché poi i morosi che ci sono qui, anche nei presenti che stanno zitti, non hanno mai pagato, non se ne fottono. Nel momento in cui stringo la mia cintura per poter pagare, e poi ce ne stanno 4-5 che non pago, né che fine faccio. Perdonate, ma chi non paga non è perché se ne va male o non vuole pagare. No, signore, chi non paga è perché nelle condizioni economiche chi non può pagare. Scusate, perché già pagai i pubblici? Amministratore, è lecito chiedere adesso l'elenco dei morosi? E cosa succede? Lei ha fatto il recupero nei confronti dei morosi? Allora, visto che il nostro buon condomino ha messo subito in piazza, perché io sono qua solo per chiederle di questo. Allora, questi sono i decreti aggiuntivi del vostro condominio. Mo devo iniziare l'azione di recupero, cosa faccio? Una persona non ha nulla da perdere, lei cosa recupera? La casa non gliela toglie, cosa recupera? Perché anche io non pago più, basta. Purtroppo oggi le società che ci forniscono l'energia elettrica alla prima bolletta insoluta mandano subito l'opzione di distacco. Io, che succede? Se non c'ho i soldi dovrò farvi distaccare l'energia elettrica. Una situazione denunciata a fine agosto anche da Confedilizia. Molte famiglie rischiano di rimanere prive dei servizi essenziali.